sotto cieli ora intagliati nel barbaglio degli zaffiri o dei turchesi, sotto l'incessante e formidabile rifulgere di tutte le luci possibili in atmosfere grevi, fiammeggianti, cocenti, è il dispiegarsi inquietante, torbido, d'una natura strana, a un tempo interamente realistica e pressoché soprannaturale, d'una natura eccessiva in cui tutto, esseri e cose, ombre e luci, forme e colori, si impenna, si drizza in una rabbiosa volontà di urlare la sua canzone essenziale e appropriata sul timbro più intenso, più ferocemente acuto. È la materia, la natura intera, attorta freneticamente, è la forma che diviene incubo, il colore che si muta in fiamma, la luce che si fa incendio, la vita calda febbre. Tale l'impressione che lascia nella retina il primo sguardo alle opere singolari, intense e febbrili di Vincent van Gogh. Quanto siamo lontani dalla bella, grande arte tradizionale. Non c'è mai stato un artista che si appellasse così direttamente ai sensi, dall'indefinibile aroma della sua sincerità verso la sostanza e la materia della sua pittura. Questo energico e verace artista, Vincent van Gogh, si eleva su tutti gli altri.